Le luci sono spente nelle vie e nelle piazze di Chiesino Zanese per questo Natale contraddistinto dall'emergenza sanitaria, che come è noto ha portato anche una crisi economica e sociale. E allora ci pensa la protezione civile locale a ricordare ai più piccoli che il Natale c'è anche in questo tormentato 2020, anche se le luci e gli alberi di Natale cittadini sono spenti. I volontari dell'associazione infatti stanno preparando una serie di iniziative a partire dalla distribuzione di pacchi regalo a Natale, ma soprattutto delle calze di Befana, che saranno donate ai bambini a gennaio nei pressi dello Xeno d'Occhio, il locale, nella piazza principale del paese. Abbiamo deciso di fare delle calze di Natale di Befana, che andranno riempite con praticamente caramelle, con i classici dolcetti della Befana. E però per Natale, il giorno dal 20, il 23 e 24, la vigilia di Natale, allestiremo la casa di Babbo Natale, dove in questa struttura ci permette di rispettare il distanziamento sociale, faremo un percorso Covid apposta dove ci sarà distanziamento, i bambini potranno passare a ritirare un pacco che il Babbo Natale donerà a loro. Tutto questo si può fare perché grazie alla collaborazione che abbiamo con la delegazione toscana del Sacro Militare Ordine Costantiniano, che praticamente ci hanno donato la stoffa per cucire le calze e i gadget che andremo a dare per Natale. Questo, ecco, è quello che avremo intenzione di fare, portare un sorriso ai bambini in questo momento che giustamente loro possono anche non capire.